dove diciamo andiamo quando chiude la città, non chiude la città e basta perché sostenibilità, ma che prima di tutto deve essere un servizio qualitativamente molto efficace, perché qual è il problema qui? Quando ci vogliamo. Poi la partecipazione su base volontaria, perché alla fine noi siamo a disposizione dell'operatore che può scegliere ovviamente parte, piccola parte per fare il centro di raccolta del Cityporto, per cui andare con comodità verso, a consegnare verso la città. Ovviamente Interporto ha questa caratteristica, perché siccome è stato pensato ovviamente in maniera strategicamente corretta, il servizio, perché è proprio votato, il suo core business è nella città, mentre negli altri casi il core business è fuori dalla città. In questo caso quindi dobbiamo essere ancora più performanti. E come vedete ci sono tutti i più importanti operatori. Presidente, un servizio che anzitutto bada sul risparmio dell'aspetto ambientale proprio per la città? Sì, è una cosa che è nata 9 anni fa, in Interporto. È una cosa molto importante perché evita due cose fondamentali. Un numero eccessivo di mezzi in centro storico, calcoliamo che circa ogni consegna nostra corrisponderebbero 100 consegne di altri mezzi, e un aspetto di inquinamento. In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, per correttezza, abbiamo avuto un grosso aiuto da parte dell'amministrazione comunale, la persona del vice sindaco, che ci ha aiutato, ha capito la valenza di questa formula e ha cercato in maniera ovviamente corretta di girare a noi trasportatori e cercando di far capire ai trasportatori che è una cosa che non funziona più entrare in centro. Infatti negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto un incremento che è quasi del 60%, per cui con grosse diminuzioni dell'inquinamento, con grossi vantaggi per quanto riguarda la polizia municipale, oggi c'era anche il comandante Zanetti che lo testimoniava, per cui ha alleggerito anche il lavoro dei vigili. È una cosa che reputo importante da parte dell'Interporto, perché anche se non ha una finalità economica, anzi, come ho detto prima, costa dei soldi, per cui in termini di centro di costo perde dei soldi, però fa parte dei doveri come azienda pubblica di fare attenzione a questo, come per altre cose, come per quanto riguarda i container che togliamo traffico dalle strade, questo è un'altra cosa che ritengo abbia una grossa importanza sotto l'aspetto sociale. È uno degli aspetti per il trasporto sostenibile e anche l'attenzione ai livelli di inquinamento in città? Sì, questa è la dimostrazione di come si stia operando su più piani, perché per abbattere l'inquinamento abbiamo bisogno non soltanto di un'unica misura, ma di più misure, e questa contribuisce in modo significativo. Abbiamo visto i numeri, stiamo parlando di 50 kg di PM10, e che tenendo conto che viene calcolato in microgrammi, stiamo parlando quindi di quantità importanti, ma il dato significativo oltre che quello ambientale è anche della presenza di una quantità rilevante di mezzi che in precedenza scorazzavano per il centro storico con problemi di parcheggio non indifferente, mentre così abbiamo ridotto in modo significativo, e soprattutto la consegna nel singolo negozio, se prima arrivavano 6 camioncini per 6 prodotti diversi che dovevano essere riforniti, in questo caso ne arriva uno solo, quindi c'è un'intelligenza applicata alle merci. E la logistica, quindi l'intelligenza distributiva, è una delle componenti fondamentali della competizione delle città, e il fatto che Padova abbia il primo Interporto è l'unica esperienza di City Porto che funziona, perché ci hanno provato in moltissime città, da Modena a Genova a Roma, e purtroppo è stato un fallimento. Non solo qua funziona, ma anche dal punto di vista economico, questo ha consentito all'azienda, all'Interporto, di comprare 10 nuovi mezzi. Significa che abbiamo fatto un grande salto di qualità che ci allinea con le grandi città europee. Mobilità sì, ma ecologica, questa è una linea che l'amministrazione porta avanti nonostante molte difficoltà, pensiamo per esempio al trasporto pubblico. Sì, in questo caso abbiamo appunto dimostrato che si può creare una condizione di sostenibilità. Fra l'altro la stessa azienda Interporto, piazzando pannelli solari fotovoltaici su tutti i migliaia di metri quadrati, contribuisce ad avere anche un rendimento che viene riversato appunto su queste operazioni. Ci piacerebbe che ci fosse altrettanta sensibilità da parte della Regione, perché è un, come dire, un criterio anche di marketing territoriale. Affermare che il Veneto, Padova, è una città sostenibile ha un valore sul piano europeo, e lo sanno in Europa, soprattutto i paesi del nord, da noi fa fatica a farsi strada.